are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York, I want to wake up in a city that doesn't sleep. Because your body is pure adrenaline and I'm so high on you, baby. I'm on the edge, I'm falling apart because your body is pure adrenaline and I'm so high on you, baby. I'm on the edge, I'm falling apart. Ciao a tutti e ben ritrovati su Super l'Adrenalina. Come al solito ho iniziato il video con una grandissima ed emerita stronzata. Guardi, sapete, devo cominciare sempre con una minchiata perché è diventato in un certo senso il mio portafortuna. Penso che si sia abbastanza capito da quello che si diceva nella canzone che abbiamo ascoltato prima, che parlerò dell'America. Allora, come ben tutti voi sapete, io ho il mio sogno più grande, è quello di andare, appunto, quindi il cosiddetto sogno americano, dicendolo all'inglese I have American dream, because, perché l'ho detto in inglese, because significa perché. So che detto così sembra più pugliese che inglese, ma sapete che io in inglese non so parlare. Per me shish è una parola corretta, valla a capire che quello era insegnante. Detto questo, quindi oggi vi illustrerò un po' i vari motivi per cui io ho questo cosiddetto sogno americano. I have American dream because hip hop. Ecco, qua voglio aprire una parentesi grande quanto l'America, appunto, se non il doppio dell'America. Una parentesi che ho già accennato nel mio secondo video, quando parlai dei ragazzi e delle ragazze napoletane. Eccolo qui. Nel caso in cui non l'hai visto e non dire niente da fa, clicca qua, ti aprirà un'altra finestra, tu vai a aprire. Poi dopo magari torni qua oppure vai a bere o fa quello che cavolo ti pare, insomma, se ti va di vederlo clicca su questo video. Allora, io appunto ho sempre avuto questo sogno americano e ho sempre ascoltato musica hip hop. Perché questo? Perché dovete sapere, partiamo dal presupposto che l'hip hop, che comprende rap, R&B e tutto resta appesso, è una cultura. Poi su questo ci torniamo tra poco. A 8 anni mia zia mi faceva ascoltare da mattina fino a sera canzoni di Michael Jackson e io le sapevo a memoria già a 8 anni. Il mio inglese è solito, però le conoscevo. E la gente mi diceva: se io le canzoni di un pedofilo. Quando Michael Jackson è morto, tutti quanti: Michael, mi manchi le canzoni. E a quel punto mi avessi veramente mannata a fa. Poi a 12 anni, grazie ad un mio amico, visto che mi sono sempre circondato, o almeno ci ho provato, di persone che condividevano il mio pensiero, soprattutto musicale, mi ha fatto ascoltare Tupac Shakur. Che penso, vabbè, adesso conosci tutto quanto, perché mo si tutto quanto rapper, capi? Quindi giustamente lo conoscete, insomma. E di conseguenza ascoltavo Eminem, ascoltavo Big Notorious, ascoltavo Jay-Z, insomma ascoltavo tutto quello che era la musica rap. E non solo, la musica americana in generale, ascoltavo NSYNC, Ne-Yo, Usher, e li ascolto tuttora, quindi tra l'altro continuo a farlo. Però, cosa che mi rimane impressa è che quando avevo appunto 12 anni, nel mio MP3, che se vi ricordate erano quei MP3 che non arrivavano manca in giga in memoria, ma erano tipo, ma massimo esagerano 250 mega, avevo solo e soltanto canzoni americane, canzoni rap, pop, R&B, insomma, di quella tipologia lì. E quando magari un amico diceva mi fai ascoltare un po' di musica, io gli lasciavo il mio MP3, lui mi guardava con una faccia quasi spaventata. Ma ne sei Raffaele ne tiene proprio. Questo mio stesso amico l'ho visto qualche giorno fa con i cuffioni, il cappello girato al contrario, che cantava. Cioè, ha un emofonio o no? Perché io vi raggiungo, io su questa cosa mi arrabbio. Perché l'hip hop, come appena detto, è una cultura. Cultura che si è vista anche nel ballo. Ad esempio, chi ha visto Step Up, soprattutto l'ultimo, voglio Step Up lì. Voglio, quando sono uscito da quella sala cinematografica, avrei sognato di essere in Step Up Hollywood. Tuo flash mob è già dimenticato. Ma niente e nessuno può fermare la piranha dance. Guardi, vi giuro che è la prima volta che immagino la cosa così, non l'ho mai immaginato così. Vabbè, comunque andiamo avanti. I have American dream because vivere a Manhattan. Guardi, Manhattan, uno dei quartieri più ricchi della New York Bay, insomma.
più ricchi della New York Bank. Che cazzo sto dicendo? Aiuto, mamma. Cioè, il bello è che questo è volentieri. E qua io un attimo una parentesi che va al di fuori del video sull'America. Voi sapete, io vado all'università, però non so perché. Vi giuro, guai, vi posso giurare su chi volete. L'italiano lo conosco. Però quando registro i video, a fuori parla troppo veloce, la lingua fa proprio le capriole e mi esce una cosa assurda. Cioè, a volte quando vedo i miei video e vedo che in un video non c'è ingarrato un congiuntivo, vi giuro, mi viene a chiagnere prima a me. Quindi vi assicuro, se volete, c'è un caffè e vi faccio un discorso interamente italiano. So parlare italiano, visto che hanno detto, fai video su YouTube, vuole fare, non so, su sti cori che vanno di questo e poi non so parlare italiano. No, capi cazzo, l'italiano so parlare, solo che mi appiccico la lingua, perché mi volesse pure a te andare alla telecamera, guarda, te giuro. E tu faccio ingazzare qui ragno. Manhattan, ecco, io Manhattan non l'ho mai visto. Però comunque fortunatamente esiste la TV. E guardi, io ho amato Manhattan grazie a Gossip Girl. Chi non ha mai visto Gossip Girl? C'è stato il periodo in cui io avevo 16 anni che andava fortissimo, lo vedevano tutti. Quasi, però comunque lo vedevano. E voglio vi assicurare che era una figata assurda vedere quei giovani che tenevano quell'età che ho, magari ho adesso, nello spazio tutorale, nella ricchezza, nel bene. E come avrei voluto essere anche in Gossip Girl. Voglio, immaginate, no? Io mi sto immaginando, per esempio. Io sono Chuck Bass. Cacchio Bass. Giordi. Voglio, vi assicuro che oggi c'è qualcosa di non va in da capa mia. Poi papà Chuck Bass, che appunto, come dicevo, era uno dei miei idoli, perché vedevi a sto ragazzo, perché non voglio uno, c'è cioè, da parte di un ragazzo, con tutti questi soldi, con tutto questo spazio, con questa ricchezza, voluto da tutte le donne, pure se per me obiettivamente era un po' un gesto, però comunque aveva il fascino del ricco, del nobile americano. Non mi stava risposta così nei miei sogni, però, babù, yamanazia, yakibobu! I have American dream because... fare l'imprenditore e lavorare in borsa lì in America. Ecco, qui apriamo una bella parentesi. Io 3 anni fa decisi di iscrivermi a economia e commercio e laurearmi per raggiungere l'altro mio sogno, che è appunto quello di diventare imprenditore o comunque lavorare a Wall Street in America. È un sogno che ho da sempre, o già non da sempre, da quando ho cominciato a capire tanti meccanismi dell'economia e tante cose, insomma. Quindi è per questo che ho deciso di seguire l'università, di iscrivermi e cercare di laurearmi quanto prima possibile, almeno c'è sto Pruan. Questo però è stato incentivato ancora di più da uno degli ultimi film cinematografici, The Wolf of Wall Street, film di Leonardo DiCaprio, che penso bene o male hanno visto un po' tutti. Comunque in questo film si racconta una storia che mi sa che sia anche vera, da quello che ho capito, di questo imprenditore, immagino già Wall Street. Ma invece sarà... Anche in questo sogno le cose non sono... Ma Urim finito, no? Allora, guagliù, il perché vi ho mostrato queste immagini di questi sogni, diciamo, stravolti? Oppure di cose che pensavo fossero in un modo, invece... Allora, guagliù, io sogno l'America e sogno di andarci a vivere e di costruirmi qualcosa lì. Però sono consapevole che comunque l'America non è quella che ci mostrano nei film. C'è anche una percentuale che è così, ma non lo è del tutto. L'America è un paese che, come tutti gli altri, ha... dei pro e dei contro, cioè non è che solamente lo sfarzo, il denaro, la cultura, è anche questo, sì. Perché io voglio fare questo video? Perché vedo tante persone che mi dicono: Gianni, ma lo sai che l'America non è come nei film? Lo sai che in America attualmente c'è una crisi anche lì forte? Ma io le so le cose, non è che non le so, come anche dovete saperle anche voi. Allora, io sapete bene, l'ho detto e lo ribadirò fino alla morte, non amo l'Italia. Non perché non mi piaccia l'Italia, non mi piace chi la governa l'Italia, guagliù, perché hanno sempre solo pensato ai cavoli loro. Bandate pure il video se volete, non mi interessa, però è così. L'Italia è stata affondata da delle persone, non è stata affondata per dei fattori esterni. Questo mi porta a dire che non amo l'Italia, ma voglio, l'Italia è comunque il mio paese. Napoli è la mia città e vi posso assicurare che la amo e la difenderei in qualsiasi parte del mondo. Sogno di andare in America perché l'America è sempre stata la cosiddetta terra delle opportunità, in un certo senso. Ma se non sarà l'America, col cuore proprio spezzato in due parti, voglio, perché io lascio la mia vita qua,
andrò in America, se non andrò in America andrò a Londra, se non andrò a Londra andrò in Germania, insomma da qualche parte appena andrò che sia lontano dall'Italia. A meno che, e questo me lo auguro e pregherò ogni giorno affinché succeda qualcosa, l'Italia non cambi e torni ad essere il bel paese che tutto il mondo ha apprezzato. Parlo d'Italia, non parlo di sud, perché nord, il sud, il centro, va giù. È una cosa, a bandiera è che, e lasciamo stare quello che è stata la storia, lasciamo stare quello che è stato il razzismo, siamo un unico paese e preghiamo tutti insieme affinché questo paese ritrovi lo splendore di una volta. Vai, noi ci ora un po', ve lo dico ora. Se il video vi è piaciuto, pollice in su, condividete ed iscrivetevi al canale. Se non vi è piaciuto, andatevelo a prendere nel culo. Detto ciò, vai, ci vediamo al prossimo video e un bacione forte forte, vi voglio sempre bene e ciao! Su troppo americani, io sono nato per vivere in America, sono proprio nato per vivere in America. Mamma mia, guarda là com'è bello. Vuoi su ero cazzo stai? Ah, in America giusto vai su io. E quando cazzo vuoi decidere? Quando vuoi decidere che in America giusto vai su? O golf, golf in alto, Marcellina, questo, ma se andiamo, ma se andiamo, ma se andiamo. She used to